All'inizio della seconda sezione, dedicata ai rapporti fra esserci e temporalità, viene prima di tutto rilevato un problema. Il carattere davvero originario dell'esserci non è stato ancora accolto completamente. Fenomeno originario significa infatti fenomeno autentico e totale, ma l'esserci si è visto è dispersione. Vi è poi il problema che il carattere temporalmente finito dell'esserci rende precaria, nel suo caso, la nozione di totalità. Abbiamo visto che l'esserci è sempre infieri, incompleto e poi l'esserci muore, finisce generando tra l'altro il paradosso che il suo completamento, vale a dire l'assenza di nuove cose da fare, coincide con il suo annichilimento. Emerge così il fondamento della temporalità a cui vanno ricondotte le strutture ontologiche dell'esserci. Nel paragrafo 59 a scanso di equivoci Heidegger chiarirà anche che tale temporalità non va intesa come biografia e gli scrive l'ordine di successione delle esperienze vissute non dà la struttura fenomenica dell'esistere. In ogni caso si apre a questo punto un'indagine esistenziale sulla morte che rende ancor più unica la filosofia di Heidegger. Diceva infatti un filosofo tedesco suo contemporaneo, Rosenzweig, che la morte è lo scacco della filosofia, che non sa capirla e non ne parla. La morte, dice Heidegger, non è sperimentabile dall'esserci, infatti, coincide con la sua fine, col non esserci più. La morte degli altri ci fa vedere la fine dell'esserci. Noi vediamo la trasformazione dell'esserci a cosa corporea, cioè a semplice presenza. Una presenza però peculiare che non la rende tale. Il defunto è compianto infatti, curato nella memoria. Comunque, questa esperienza della morte altrui è limitata. Noi ci limitiamo ad essere vicini a chi muore, ma non comprendiamo il senso proprio patito da chi è morto. Non si può neanche sostituirsi alla morte di un altro, anche se si può morire per lui. La morte è solitaria e individuale, è un'esistenziale. Poco più avanti, Heidegger valorizzerà questo carattere esistenziale, poiché riterrà che l'isolamento a cui ci costringe l'incombere della morte personale. Ci permette di svincolarci dalla dittatura impersonale del sì, come vedremo. La morte dell'esserci, infine, non è semplice cessazione della vita, come negli altri viventi. Nessuna fine è paragonabile a quella dell'esserci. Per estinguere un debito, si sa quanto e cosa manca, nell'esserci può venir concepito come una somma di parti diverse. La luna diventa finalmente piena, svelando una sua parte già presente ma non visibile il che non è per il futuro sempre aperto dell'esserci. Il frutto giunge a maturazione e realizza se stesso, mentre la morte non è la realizzazione della perfezione dell'esserci o del suo fine. Anzi spesso la morte si accompagna al disfacimento dell'esserci. La pioggia finisce, ma come qualcosa che era semplicemente presente. La strada, il pane, il quadro finiscono, ma l'esserci non è un utilizzabile come la strada, non è assimilabile come il pane, non è concepibile nei termini di un'opera d'arte per cui Heidegger ne conclude che la morte fa parte dell'esserci è un suo modo di essere permanente che permea l'esserci e l'altra faccia del nostro permanente non ancora così come noi siamo sempre in fieri, allo stesso tempo abbiamo in noi la fine l'esserci è un essere per la morte sein zum tode essa è la possibilità di non poter più esserci è la possibilità più estrema e insuperabile, l'unica che sia tale. È la possibilità della pura impossibilità dell'esserci. La morte, scrive Heidegger, si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Anzi, la caratterizzazione più propria, specifica dell'esserci. Ora è solo con l'angoscia che si rivela l'esserci, in modo originario e penetrante, questo suo essere gettato per la morte. L'angoscia non è infatti né la paura del decesso, né frutto di una inclinazione alla depressione della tonalità emotiva del singolo esserci. Essa è, si potrebbe dire, consapevolezza del nulla incombente sull'esserci. Sul piano della quotidianità, il sì banalizza anche la morte e afferma lo scontato si muore, per cui sembra che ciò riguardi gli altri e non sia una minaccia. Il sì accede alla tentazione di coprire la propria morte e di tranquillizzare costantemente l'esserci. La morte diventa quindi nello spazio pubblico sgradevole a dirsi o tacciata come debolezza per chi vi pensa. Questo perché il sì non ha il coraggio dell'angoscia davanti alla morte e la degrada a semplice paura da reprimere per mostrare tranquilla accettazione. Ma questa è una fuga deiettiva di fronte alla morte. Per il sì un giorno o l'altro si finirà per morire, ma per ora ancora no e la morte degli altri certifica che noi siamo vivi. Questa certezza generica non è seria. Si accetti di qualcosa se lo si tiene per vero, ma il sì è evasivo e superficiale, non ha il coraggio di divenire trasparente. Dovrebbe in primo luogo assumere che la morte è possibile in ogni attimo, dunque è certa e indeterminata. La morte, in verità, scrive Heidegger, come fine dell'esserci è la possibilità dell'esserci più propria, incondizionata, certa, indeterminata e insuperabile. L'esserci è per la fine, è per la morte. Nell'esserci è già incluso quel non ancora estremo a cui tutti gli altri momenti sono subordinati. L'esserci muore costantemente e ha già deciso sul proprio essere per la morte. Ma di fatto l'esserci si mantiene per lo più in un essere per la morte inautentico. Il passaggio all'autenticità non coincide col pensare alla morte, che sarebbe uno scervellarsi, una sorta di fissazione, ma nell'essere attento ad essa, un'anticipazione della possibilità. Anticipare la morte non significa trivialmente prefigurarla, significa penetrare in profondità nella consapevolezza della nostra finitudine e dunque cogliere davvero il carattere aperto, possibile e irripetibile dell'esistenza. Come scrive Heidegger nel suo linguaggio, il precorrere svela all'esserci la sua dispersione nel si stesso e lo porta davanti alla possibilità di essere se stesso, ma se stesso in una libertà per la morte appassionata, sciolta dalle illusioni del sì, che si impone di fatto, certa di se stessa e pervasa di angoscia. Gli svelamenti dati dall'essere per la morte ci rendono autentici. La morte responsabilizza e rende consapevoli della finitezza delle possibilità. Non offre infatti nulla da realizzare, non offre uno scopo che deve realizzarsi. Offre la strada, la risolutezza che ci chiama a confrontarsi con la nullità o finitezza costitutiva dell'esserci. Perciò dirà Heidegger successivamente l'anticipazione non è un espediente per aver ragione della morte, ma un modo per renderla padrona dell'esistenza, cioè per impedire ogni nascondimento e autoinganno. La risolutezza precorritrice, come accettazione della propria singolarità finita, è l'esistere autentico dell'esserci. Essa ha come effetto anche di dissolvere le solidificazioni esistenziali del nostro passato. Che vengono come ogni altra cosa relativizzate, consentendo quindi all'esserci di mantenere la sua progettualità aperta. Qui, citando Nietzsche, Heidegger scrive: l'esserci evita di divenire troppo vecchio per le sue vittorie. Questo ridimensionamento rende anche consapevoli del poter essere degli altri e delle loro possibilità esistenziali, che il sì misconosce, come abbiamo visto. L'anticipazione precorritrice. Apre al poter essere totale e compiuto dell'esserci. Come fa però l'esserci, si chiede Heidegger, a ritirarsi dal sì e riscoprirsi, a scegliere di scegliere. Entra qui in gioco la coscienza esistenziale, la quale è in grado di effettuare una chiamata silenziosa, inequivocabile e senza appiglio per la curiosità. Heidegger paragona la voce della coscienza a un brusco risveglio, ad una chiamata da lontano. In effetti, il richiamo della coscienza non dice nulla, ridesta col suo silenzio. Grazie al silenzio, l'esserci non può aggrapparsi per evitare di ridestarsi all'attesa di un messaggio. Il chiamante non è oggettivabile, è indeterminato, ma questo è il suo modo di essere. Benché questo discorso abbia una chiara origine teologica, Heidegger lo immanentizza, chiarendo che il chiamante è l'esserci stesso che nella coscienza chiama se stesso benché tale chiamata non sia progettata o voluta. La chiamata viene da me e tuttavia da sopra di me. Il chiamante è l'esserci spaesato, che come abbiamo visto non si sente a casa propria nella sua gettatezza e che tramite l'angoscia corrispondente chiama se stesso. Appare come voce estranea perché l'esserci disperso nel sì è poco abituato al sé vero. La coscienza è la chiamata della cura, che è il fondamento dell'esserci. La chiamata, in quanto richiamo, è indice di una colpa. Non si tratta di una colpa morale o dell'esito di un qualche atto, è una colpa esistenziale che rivela il non strutturale dell'esserci il suo essere fondamento di una nullità, una sorta di peccato originale ontologico dell'esistenza che pone quindi Heidegger distante da ogni ottimismo umanistico. Si tratta di una nullità che consiste più propriamente. Nel carattere solo potenziale dell'esserci e nella sua infondatezza, in quanto essere gettato, nullità che può concretizzarsi poi nell'altra nullità che è la deiezione. Infatti, questo fondo nichilistico potenziale dell'esserci può facilmente proiettarsi in un nulla effettivo come il sì. Scrive Heidegger che la nullità non compare in un secondo tempo nell'esserci come una qualità oscura che esso potrebbe anche rimuovere. Nel giro di tempo necessario. Questo è uno spunto che Heidegger, fra l'altro, coltiverà nella sua filosofia dell'essere frutto della chere o svolta del suo pensiero. Qui Heidegger prende le distanze da ogni moralismo e fa della morale un derivato dell'ontologia. Bene, male, valore, in osservanza del dovere e dell'ideale sono nozioni della ontologia della semplice presenza. L'esserci è colpevole nel fondamento del suo essere senza essere tuttavia colpevole moralmente. Questa colpa originaria è la condizione esistenziale delle eventuali colpe morali. La colpa originaria è anteriore anche ad ogni consapevolezza che la riguardi. La chiamata fa comprendere questa colpa e chiama alla cura, a scegliere se stessi, a superare la condizione della quotidianità in cui vivere è un affare, di cui si calcolano impieghi, costi e benefici. La risposta alla chiamata diventa l'essere pronto all'angoscia. Senza seppellirla nella chiacchiera. Angoscia calma, che si associa alla gioia imperturbabile. Il silenzio della chiamata fa infatti ammutolire le chiacchiere del sì. Chi nega la coscienza e il suo richiamo perché silente, lo fa perché conosce solo il rumore delle chiacchiere. La risposta alla chiamata è la decisione che Heidegger definisce il tacito ed angoscioso autoprogettarsi nel più proprio essere colpevole. Con essa si attinge la verità originale dell'esistenza. La decisione, Entschlossenheit che significa anche risolutezza, e il poter essere se stessi autentico. Essa è la fedeltà dell'esistenza al proprio se stesso. L'esserci resta in contatto col mondo e con gli altri, ma il suo mondo si è arricchito. In esso adesso c'è anche l'esserci autentico. L'esserci autentico non ostacolerà o sorveglierà la libertà altrui e il loro poter essere nasce il con essere autentico, né accordo geloso ed equivoco né affratellamento ciardiero. La decisione non ha contenuto naturalmente, è un'apertura alla possibilità afferrata per quello che è e da approfondire nel sì. Si apre così la situazione dell'esserci, che è fatta anche degli accidenti legati alla decisione. Il sì non dà luogo a situazione, poiché in esso tutto è già prefigurato e generalizzato. La chiamata della coscienza ci porta nella situazione. La decisione non è un habitus, una velleità indeterminata o un piano deliberato, ma è già un'azione e una cura, un'adesione alla situazione. L'adesione rimane costantemente aperta ed evita di irrigidire la situazione, per mantenersi libera per la propria continua ripresa e rilancio delle possibilità. Heidegger fa poi una digressione in cui chiarisce ulteriormente il senso dell'io come essere nel mondo che si progetta continuamente. Tale movimento esistenziale è il fondamento dell'io, non una sostanza o un soggetto trascendentale, statico e astratto, come l'io penso kantiano. La decisione anticipatrice fa esperire all'esserci la temporalità. Ora, con una nota che anche Bergson sottolineerà. Il futuro, dice Heidegger, è in qualche modo l'origine del passato, nel senso che consolida e giustifica nel suo carattere aperto e accettato ciò che si è già stati, ne garantisce la natura possibile e non paralizzata, solidificata. L'avvenire fa lo stesso col presente, tanto che l'avvenire è il senso primario dell'esistenzialità. Questa connessione tra le fasi del progetto Heidegger dice di chiamarla temporalità, o senso della cura autentica, o unità originaria della struttura della cura. Nel paragrafo 69 la temporalità è anche indicata come l'illuminazione dell'esserci. Si apre a questo punto un'indagine che ha indubbiamente carattere di oscurità e che è la parte meno valorizzata dagli interpreti di essere tempo alla ricerca di un tempo originario. Ci siamo infatti fin qui espressi, in una certa misura, con termini inadeguati, perché presente, passato e futuro sono termini relativi al tempo inautentico della semplice presenza. Tempo genuino, sì, dice Heidegger, ma surrogato pubblico della temporalità originaria. Che non è come lo scorrere di un fiume, ma la sintesi di tre stati esistenziali in effetti. La temporalità originaria è una sintesi di esistenza, il non ancora di effettività, il già stato, e di deiezione, l'essere presso. La temporalità si temporalizza, cioè viene a maturazione, si dispiega, perché non è un ente nei modi citati e rende possibile i modi di essere dell'esserci. La temporalità, fondando quel diveniente continuo che è l'esserci, mai sufficiente a se stesso, possiede primariamente questa qualità di essere anche fuori di sé. Perciò Heidegger chiama le sue tre forme delle estasi, dal greco ecstasis vale a dire l'uscire da sé. Il fatto che l'esserci sia finito comporta un chiudersi su se stessa della temporalità, la quale non ha il carattere dell'infinità che assume nella sua versione inautentica». Tuttavia, l'esserci è spesso indeciso, deietto e la temporalità non si temporalizza sempre in vista di un avvenire autentico. L'avvenire autentico è anticipazione, vorlaufen. L'esserci sta sempre nell'avanti a sé, ma non tutto l'avanti a sé è anticipazione. L'avanti a sé inautentico è il fattibile, l'urgente, l'indispensabile degli affari quotidiani. Il presente, inserito in una temporalità autentica, è l'attimo o colpo d'occhio che non ha nulla a che fare con l'istante. È un modo di andare incontro agli enti che si temporalizza a partire dal futuro autentico. Il presente inautentico è presentazione, la comprensione inautentica è l'attesa della presentazione. Il passato o essere stato autentico è invece la ripetizione, la riproposizione cioè dell'autenticità dell'essere, a cui si contrappone l'inautenticità dell'oblio della gettatezza che abbiamo detto essere al fondo del sì. L'oblio di sé fonda poi il ricordo degli enti mondani in quanto presenti e non in quanto compresi. Sappiamo che la comprensione avviene sempre in una situazione emotiva. Ora la comprensione è volta all'avvenire, mentre la situazione emotiva è relativa all'essere stato. La paura, in quanto situazione emotiva inautentica, si rivela quindi fondata sull'oblio che rende incapaci di fermezza e di decisione. Dice infatti Heidegger che gli abitanti di una casa in fiamme spesso mettono in salvo gli oggetti di minor valore perché più vicini. L'angoscia, situazione emotiva fondamentale, è un andare indietro ma verso il più proprio essere gettato, e quindi consente autenticamente un ripetersi progettante. La temporalità, infine, viene dichiarata bergsonianamente organica, con la compresenza di ogni temporalità in ognuna delle altre. Si passa quindi ad una rilettura degli esistenziali primari dell'essere nel mondo alla luce della temporalità. La familiarità dell'ambiente è un presentificare. L'esserci si aspetta qualcosa e si muove all'interno di uno sfondo preliminarmente dato. E dunque la familiarità dell'esserci con il proprio ambiente può essere compresa a partire da un tale presentificare, che si aspetta ritenendo, scrive Heidegger. Il prolungamento della prevegenza in attività teoretica e attività pratica è ricondotta ad unità da Heidegger. La stessa attività pratica infatti risulta guidata da una specifica visione, allo stesso modo in cui l'indagine teorica non è priva di una sua propria prassi. Heidegger apre qui un'interessante finestra su forme di sapere che si svilupperanno in seguito, come la sociologia o la psicoanalisi della conoscenza e della ricerca scientifica fondandole ermeneuticamente sulla delucidazione esistenziale delle origini teorico-pratiche della scienza. Scrive infatti che il comportamento scientifico è pur sempre una modalità dell'essere nel mondo. Sul piano temporale la riflessione conoscitiva è un presentificare eterno che ha a che fare con semplici rappresentazioni da porre in correlazione causale, se allora, anche se il sistema delle aspettative rimane sullo sfondo. Il contenuto delle rappresentazioni sono dei semplici oggetti scientifici, cioè gli enti privati da ogni utilizzabilità come da ogni rimando di appagamento. Sembra qui farsi sentire un certo influsso della critica marxiana all'economia politica, anche perché Heidegger cita, sebbene fugacemente, la scienza economica e si dilunga di più sul carattere paradigmatico della fisica matematica che viene interpretata kantianamente e neocantianamente. Come frutto di una sistematica sinteticità a priori, che ritrova quindi se stessa nel mondo dei cosiddetti fatti, che sono del tutto relativi al sistema di nozioni precostituite o grandezze fondamentali. Tutto questo procedimento Heidegger lo chiama tematizzazione. La tematizzazione oggettivizza nel senso che abbiamo detto, ciò vuol dire anche che la scienza segue in forme sue la tendenza dell'esserci a trascendere, cioè oltrepassare, andare oltre. È implicito in questo discorso di Heidegger che l'epistemologia, la comune filosofia della scienza e la scienza stessa non affrontino né il tema delle radici esistenziali del conoscere teorico né il tema della trascendenza. Invece Heidegger qui conduce un'analisi esistenziale della trascendenza, un tema che verrà meditato a lungo da Gadamer poiché Heidegger introduce l'orizzonte. Siamo tutti in un orizzonte di apertura, non in un punto astratto privo di coordinate. È all'interno dell'orizzonte che si decide la nostra impresa conoscitiva. Detto questo, si capisce anche perché Heidegger aveva prima chiamato estasi le forme temporali. All'orizzonte si associano infatti gli schemi, ovvero i rapimenti estatici, le direzioni spontanee verso cui ci dirigiamo. Su queste nozioni, come detto, Gadamer costruirà tutta la sua filosofia ermeneutica. Per quanto riguarda invece la spazialità, Heidegger mostra come anch'essa si fondi sulla temporalità. Ogni localizzazione, ogni posto può costituirsi solo all'interno di un mondo di attese. Il privilegio del sì e del senso comune per lo spazio è a sua volta dovuto alla presentificazione che caratterizza l'esserci nella deiezione. Si affronta infine il tema del particolare estendersi della temporalità. Che nella quotidianità si manifesta chiaramente, ad esempio nella successione dei giorni della vita dell'esserci, nella sua estensione dalla nascita alla morte. Tale forma temporale permette di capire l'abitudine, l'appiattimento in una dimensione comune nella quotidianità, l'ambito del per lo più. Essa è però anche alla base dell'accadere dell'esserci, che si chiama storia. Si inizia con un tema interessante, quello della continuità dell'identità personale. Sulla base di un'analisi semplicemente presente, Heidegger propende per una soluzione che potremmo dire iumiana. Non è possibile infatti unificare presente, passato e futuro esteriori, essendo in essi reale solo l'esperienza vissuta attuale. Sul piano esistenziale, invece, nascita e morte sono sempre presenti e agenti e sono unificate dalla cura. Questo autoestendersi autentico temporale dell'esserci è il suo permanente storicizzarsi. L'esserci è dunque sempre nella storicità. Heidegger fa a questo punto una dichiarazione di umiltà e dichiara di non voler far altro che proseguire l'opera meritoria di Diltai e diffonderla nelle nuove generazioni a favore di una consapevolezza ontologica della storicità. Non possono fondare la storicità né la storiografia né una sua teoria critica, come quelle di Simmel o Rickert, anche se ad entrambi in realtà Heidegger deve qualcosa. La storicità ha bisogno di una costruzione fenomenologica che parta dalla parziale copertura esistenziale che di essa opera la quotidianità. Si capirà che l'esserci non è temporale perché sta nella storia, come pretende lo storicismo, ma è storico perché è temporale. Calendari, orologi ed eventi naturali sono definiti da Heidegger come appartenenti ad una diversa dimensione, quella intratemporale, che è, d'altra parte, co-originaria alla storicità. Storicità che va intesa come espandersi dell'essere assieme, che è passato ma tramandato tuttora ed efficace. Ed è l'esserci che è primariamente storico, mentre gli oggetti sono, dice Heidegger, storico-mondani. Si apre qui un punto fondamentale, l'autocomprensione autentica è fatta anche di quello che Heidegger chiama scelta del tramandamento di eredità, e quindi di un destino, che è poi un costoricizzarsi in un destino comune di una comunità di un popolo. Tale destino comune non è la somma dei destini individuali, ma possiede una sua forza che si rende libera nella comunicazione e nell'agire. Solo la temporalità autentica come l'abbiamo prima definita nei termini di una progettualità situata e integrata, rende possibile un destino. Ciò vuol dire anche che il luogo della storia è l'avvenire. In primo luogo la storia, scrive Heidegger, getta profonde radici nel futuro. Sono temi molto interessanti che continuano ad influenzare la filosofia della storia e della cultura odierne e si hanno anche in certi accenti anche una valenza politica che pone Heidegger sicuramente all'interno della destra politica weimariana. Ma si è detto che vi è una primaria dimensione storica inautentica. Il sì non è in grado di comprendere la storicità autentica e il destino. Legge il passato sulla base di un oggi parcellizzato ed equivocato. Scrive Heidegger si sofferma e si mantiene presso le briciole di realtà vaganti nel mondanamente storico, presso le opinioni e le informazioni prevalenti. Mentre la storicità autentica è depresentazione dell'oggi, ritorno del possibile. Quanto alla storiografia, essa è un fenomeno derivato della storicità dell'esserci, che la fonda anche nei suoi comportamenti più di mestiere e professionali. Ora, ogni scienza si costituisce sulla base di una tematizzazione. Quella storiografica è sul passato, che però deve trovarsi aperto verso di essa deve esserle accessibile. Una via d'accesso è il mondanamente storico rappresentato dalla documentazione di varia natura, ma che va intrapresa come via d'accesso alla ripetizione della storicità. Heidegger chiarisce che la storiografia non è quindi né individuante né generalizzante. Di ciò, ad esempio, discuteva il maestro di Rickert, Windelband, sulla base della teoria che la storiografia fosse ideografica. La storiografia rappresenta in verità una ripetizione del già stato effettivo che lo vivifica e ne rafforza la carica di possibilità. Anche la storiografia, e qui si sente un'eco weberiana, è collocata come la storicità autentica nel futuro e fa le sue scelte su questa base. Quanto al vantaggio che il sapere storico apporta, esplicitamente Heidegger abbraccia in toto le considerazioni inattuali di Nietzsche, in particolare la seconda, e il suo andare verso una storia critica e creativa, di contro a quella monumentale o antiquaria. O meglio, Heidegger propone una sintesi tra queste tre dimensioni. Una visione che secondo Heidegger è confermata dal carteggio, che viene ampiamente citato, tra Diltay e il conte York. L'ultimo capitolo del libro, paragrafi 78-83, è dedicato ad una compiuta filosofia del tempo, da cui dedurre la temporalità ordinaria misurabile e calcolabile, assunta come tale nelle teorie del tempo filosofico come quella di Aristotele. Dalla cura dell'esserci e dalle sue preoccupazioni nascono i momenti puri del tempo, che sono il poi, l'allora e l'ora. Il presentificare nell'ora è privilegiato dall'essere nel mondo, nel suo prendersi cura e fa capire perché il tempo inautentico sia schiacciato sull'oggi. In ogni caso dai momenti puri derivano le strutture temporali della cura, la databilità, l'estensione, il farsi pubblico del tempo e il suo conseguente carattere mondano. L'ente di forme dall'esserci, l'ente intramondano, può essere anche chiamato ente intratemporale. Una si fatta intratemporalità Porta a considerare il tempo come un utilizzabile o tempo mondano. L'orologio fonda la condizione della possibilità del tempo mondano secondo una linea di spazializzazione inautentica che aveva già criticamente proposto Bergson. Ma la spazialità del tempo non è per Heidegger un dato epistemologico, bensì esistenziale. Dipende dalla tendenza dell'esserci a prendersi cura delle cose, nonché dalla correlata deiezione. Come il mondo, anche il tempo mondano non è né oggettivo né soggettivo. Esso, ad esempio, è più oggettivo degli oggetti, in quanto li rende possibili, è più soggettivo di ogni soggetto, poiché è il senso della cura e rende possibile l'esserci. In realtà, il tempo è prima di ogni soggettività e di ogni oggettività, poiché rappresenta la condizione di possibilità di questo stesso prima. Condizione della condizione, scrive Heidegger, esso è in intimo legame con la verità. Nelle ultime pagine del libro Heidegger decostruisce la nozione di tempo della storia della filosofia, da Aristotele, per il quale il tempo è numero del movimento, a Hegel, mostrando che la loro concezione del tempo è quella del senso comune, cioè quel tempo inautentico, mondano, calcolabile, che è tipico dell'orologio. Si finisce così per occultare la significatività propria di ogni ora, ma è la deiezione che spinge a questo. Il tempo numerabile diventa potenzialmente infinito e fa scorrere via il momento della morte. In Hegel il tempo e lo spirito hanno la stessa struttura formale, quella della negazione della negazione, ma il tempo si pone di fronte allo spirito come luogo di manifestazione. E dunque dice Heidegger, in Hegel lo spirito deve anzitutto cadere nel tempo, fin quando non riesce a distinguerlo concettualmente e idealisticamente. Quindi, per concretizzare lo spirito, Hegel lo ha messo in un contenitore, mentre l'analitica esistenziale mostra con la deiezione il processo reale della caduta dell'esserci nel tempo contenitore. Nell'ultimo paragrafo, Heidegger ribadisce che lo scopo di tutta l'indagine esistenziale era quello del chiarimento del senso dell'essere. Sa che finora si è trattato solo di un'importante analisi preliminare ma il problema dell'essere rimane tutto da affrontare. L'opera perciò si interrompe senza esporre la terza sezione della prima parte, che doveva avere il titolo Tempo ed Essere, né fu mai pubblicata la seconda parte, che doveva essere la distruzione al ritroso dell'ontologia. Questi temi sono alla base della svolta o chere che pone al centro l'essere, anche se nella lettera sull'umanismo del 1946 Heidegger, Precisa che anche essere e tempo era interessato all'essere più che all'esistente e che il libro non è stato concluso per problemi di linguaggio, data l'incrostazione e i residui ancora presenti in esso della terminologia metafisica, ovvero dell'ontologia tradizionale.